voi in questa famosa scena milanese, esatto, stavo redando qualsiasi lì. Cosa voi sentite stasera, pensate alla scena milanese. Chi vi piaceva di quella scena di comici? Di quella scena di come, allora non parlo di musica perché non mi sono, ammetto, mai appassionato a band di colleghi. C'era quell'epoca l'equivoco del allora basta dire cazzo nelle canzoni, e tutti facevano le canzoni dicendo cazzo, però non c'era la canzone. Ora, dire cazzo è importante, perché comunque cazzo fa sempre ridere, un po' come scorengia o culo, queste cose qua, o che fa sempre ridere. Però a noi interessava anche un po' l'offerta musicale cosiddetta, quindi no, devo dire, tra i comici che animavano nell'ambiente eravamo un tutt'uno con Claudio Bisio, che ancora faceva cabaret, Stefano Nosei, che è stato il primo a fare ciò che ancora viene fatto con successo, ma da personaggi che hanno avuto una, come si dice, un esordio successivo, cioè le canzoni centonate, come si suol dire, con le parole cambiate, per nella grande tradizione del quartetto Cetra, un po' di Noelia, le storie tese, oggi c'è Dado che ancora lo fa con buona qualità. E quello che io ritenevo all'epoca un faro nel buio, e ancora oggi è il mio punto di riferimento anche per la scrittura, anche per la letteratura, è Maurizio Milani. Vorrei per curiosità sapere chi conosce Maurizio Milani, può alzare la mano solo per capire, in molto pochi conoscete Maurizio Milani. Io consiglio a voi tutti, ma con non so perché sto andando a fare così, veramente ve lo dico con amore, andate a cercare i monologhi di Maurizio Milani e i libri di Maurizio Milani, sono veramente il trionfo di quello che è il nonsense cattivo, schietto, surreale. Io ricordo all'epoca dello Zelig, la prima serata che io vidi di Maurizio Milani, la gente era attonita, cioè era così, però una parte di questa gente attonita, sulle prime attonita, alla fine aveva le convulsioni da ridere, tra cui c'eravamo io, Elio, Aldo e Giovanni, non c'era ancora Giacomo, e vi consiglio, andatevi a leggere e a sentire Maurizio Milani nel suo primo libro, che si chiama Un uomo da Badile, e del quale ricordo ancora a memoria la quarta di copertina, dove c'era scritto in tutte le attività che ho intrapreso, in tutti i lavori che ho svolto, a un certo punto c'era sempre qualcuno che arrivava e mi consegnava un badile e mi diceva: tieni, tu sei un uomo da badile. E io vidi questa, lessi questa frase e capii che quello sarebbe diventato il mio libro preferito, il quale riportava in terza di copertina: Maurizio Milani nasce nel 1962 con in mano la prostata di un cane, che è una delle immagini più belle e più tenere che si possa immaginare, un bebè che nasce con la prostata di un cane in mano. Quindi insomma, non so se vi ho convinto con questi esempi, però quando come si suol dire, quando ancora si potevano fare le battute, quelle belle, senza che arrivasse quella a dire eh sì, però così mi hai triggerato i veterinari, gli animalisti, devi sapere che i cani sono, perché siete stati triggerati o per il vaffanculo, per tutto il donato. No, veramente non se ne può più. Eccoci qua. E tipo i rapporti che c'erano tra i comici all'epoca e anche tra te, tra gli altri? Di assoluta cazzona, simpatia, cooperazione e massoneria, col tanto di scherzi dal vivo fatti all'insaputa un comico dell'altro, però sapendo qual era il repertorio. Scherzi che andavano dal bruciare la battuta di quello sul palco, anticipandolo, che è una delle cose più crudeli che si possa fare,
a uno scherzo meraviglioso che fecero a Paolo Rossi. Paolo Rossi aveva un suo monologo dove a un certo punto citava gli skinheads e parlava del quoziente intellettivo degli skinheads. Non so se oggi dire skinheads ricorda qualcosa, comunque sì, insomma, quelli un po' bruschi con il giubbettino verde e i capelli rasati. E allora lui a un certo punto diceva: giubbettino verde, capelli rasati, la mia gente. E lui a un certo punto diceva una cosa tipo un po' come gli skinheads: se sei testa di cazzo, sei testa di cazzo, e al limite ti chiedi scusa oppure dici ciao, sono testa di cazzo, sono skinhead testa di cazzo. Si alza uno skinhead dal pubblico con tutto il Doc Martens, giubbotto, faccia cattiva, fa: ecco, adesso guardami in faccia e ripetilo. E fa: vabbè, dai, si scherza. Sì, ma infatti anch'io sto scherzando. Dai, ripetimela in faccia che vengo lì e non ce l'hai più la faccia. Così, con quelli che gli fanno: no, ma dai, lui che scosa, così. E lui, Paolo Rossi, cerca di temporeggiare, fa una cosa del genere, finché questo qua rovescia, lo skinhead rovescia il tavolo e si avventa verso Paolo Rossi sul palco, ma arrivano Aldo e Giovanni e saltano addosso allo skinhead dandogli i pugnetti così. E Paolo Rossi riacquista colore e dice: va bene, ho capito, ce l'avete fatta. Comunque è chiaro che non poteva essere un vero skinhead se Aldo e Giovanni lo sconfiggono, roba del genere. E facevamo tanti di questi scherzi molto belli. Vedi, una scena che adesso sarebbe definita di infami. Sì. Lo scherzo di bruciare le battute adesso causerebbe pianti. Vabbè, già si fa in televisione, non in presenza. Cioè, si fa in televisione. No, si vedono, insomma, le battute, le battute girare. In quell'epoca lì, negli anni tardi 80, 90, eccetera, mi ricordo la disputa fra vari comici che adesso non citerò. E tipo: ah, cazzo, quella lì è la mia battuta. Ma cosa? Se io la dicevo già. E cita il nome di un locale precedente allo Zelig. Ah, vabbè, ma io la facevo nei villaggi. Nei villaggi vuol dire quando ero animatore di villaggio. In genere la facevo nei villaggi, è la cosa alla quale non potevi controbattere, perché era la cosa più lontana, non potevi dire io la facevo in collegio. Io già alle medie. C'era già questa cosa qui. Tipo, c'è una battuta, chiedo scusa, poi dopo non parlo più, però le gocce sono quella cosa di quando si prendono le gocce e poi si parla tanto. C'è una battuta che Claudio Bisio e Paolo Rossi si rinfacciavano di avere rubato l'una all'altra e non sono mai arrivati a una definizione. E la battuta era: ho invitato una ragazza a casa mia e per fare un po' il fenomeno le ho detto che avevo la vasca idromassaggio. Lei è venuta, però in verità io la vasca idromassaggio non ce l'avevo, allora ci ho buttato dentro 20 scatole di Alka-Seltzer. Questa era la battuta. Cazzo, non mi ha fatto ridere per un cazzo. Alka-Seltzer è la cosa che è effervescente, quindi fa shh, sembra che ci siano. No, non fa ridere. Niente, a me faceva ridere. E comunque loro si rinfacciavano di essere uno l'autore della battuta e l'altro pure. Cazzo, non fa ridere. Cazzo, è una roba che mi fa male. Perché non fa male. Fa ancora ridere dopo 30 anni. Forse anche Alka-Seltzer, non so, esiste ancora l'Alka-Seltzer? Sì, allora, sì, però non fa proprio ridere. Però non fa più ridere. Adesso sì, l'Alka-Seltzer sì, è una cosa seria. Citrosodina ce l'ho scaricato. Ah, Citrosodina ce la fa più ridere. Citrosodina fa più ridere, forse. Allora, Alka-Seltzer è più. Non sono ancora finito. Queste diatribe adesso sarebbero regolate da internet. Che chi l'ha caricata prima su YouTube? Chi ha fatto il reel prima? Che forse è anche più triste.